Michelangelo Anile, direttore tecnico dell'Ermea Olbia e responsabile dell'Academy. Da qualche mese avete implementato un progetto di collaborazione con la Libertas Mele Supermercati e con altre società sarde. Quali gli obiettivi di questo sodalizio? Allora, l'obiettivo principale è quello di far crescere il movimento. Crediamo molto nella collaborazione, nella condivisione con le altre società. Non siamo una società chiusa in se stessa, ma prova a aprirsi alle altre. E appunto con Libertas, con VBR Bose e con Time Out Volley abbiamo deciso di iniziare a collaborare, sia nel discorso tecnico, quindi con magari con appunto confronti facendo allenamenti in comune o comunque riunioni di staff per cercare di migliorare tutto quello che ciò riguarda l'allenamento, diciamo, e sia un discorso di collaborazione a livello proprio di giocatori. Per esempio c'è stato quest'anno un torneo a Bose Under 16 dove noi con la Time Out siamo uniti le forze per andare a fare questo torneo insieme, e questo potrebbe essere anche un modo per far crescere di più le giocatrici e portarle a un livello maggiore e magari aspirare a qualcosa di più. Noi, avendo la Serie A2, ovviamente abbiamo un palcoscenico nazionale e le nostre giovanili fanno comunque campione di livello. Abbiamo appena vinto con l'Under 18 il titolo regionale, andremo a fare fine nazionali con queste ragazze, ed è un modo quindi per dare possibilità a tutte le ragazze della Sardegna di aumentare il loro bagaglio tecnico e tattico, diciamo.